commercianti abbandonati senza che vi sia il sindaco o l'assessore al ramo che li rappresenti, che ascolti le proprie lagnanze, letteralmente scomparsi. Sindaco e assessore alle attività produttive guttagliere. I commercianti, lo ripetiamo, non sanno più a che santo rivolgersi. Ascoltiamo il pensiero di Mimma Annicchiarico, presidente di Casartigiani Taranto. No, non è che contate, voi avete una coscienza, ci rappresentate tutti quanti. Allora insieme dobbiamo fare squadra, signori miei, perché voi dovete avere le vostre competenze, ognuno di voi, per le competenze che ha, deve dare il suo, deve dare l'attenzione. Qui siamo, noi viviamo in una città che ci riguarda tutti quanti, siamo cittadini, lo viviamo nel quotidiano. Io non ho lo stipendio fisso a fine mese, con la malattia e tutto il resto, così come tutti chi rappresento in questa maniera. Ok? Non era, scusa, no, finisco. Qui non si tratta, noi non vogliamo offendere nessuno, ma ci sentiamo offesi quando voi venite e non sappiamo niente. Noi abbiamo, no, finisco, perché scusatemi, voi mi dovete dare. Allora, io non posso vedere un consiglio comunale svolto come stamattina, come tante altre volte io ho partecipato. Scusate, ve lo devo dire, ma non è un'offesa, ma è vergognoso. Ok? Dove manca un sindaco? Cioè, voi alla fine siete quelli che ci rappresentate. Noi abbiamo creato dei documenti unitari, siamo usciti sui giornali dandovi anche la soluzione per cui sui cordoli, vi sto parlando di cordoli, noi come Casa Artigiani abbiamo dato il suggerimento di come fare, perché noi non siamo distruttivi, ma vogliamo fare le cose insieme, nella maniera costruttiva. Siamo una città bella, dove gli altri devono venire, si parla di distretto di un palo di commercio, ma voi lo sapete che qua sembra, come molti di voi, che sia solo il commercio, il distretto urbano di commercio. Aspetta, ci sono. No, perché se non si parla di commercio. Sì, vabbè. Non mi ha detto che non mi piace. No, perché voi ci dovete ascoltare, ok? Qui dovete entrare nel merito quando si parla di distretto urbano di commercio. Quelle non sono proposte. Ok, allora. Una asettica elencazione di argomenti. No, vi facciamo avere i dossier di tutti i documenti pervenuti, protocollati in questa amministrazione comunale. Sicuramente, ma quello è uno stimolo. No, come diceva il consigliere, dovete fare delle delibere, volete fare delle delibere, dovete fare queste delibere, quindi fate il vostro lavoro. Ognuno con le proprie competenze, poi siamo noi che vi facciamo campagna elettorale, ma voi volete esistere, volete continuare a fare politica a Taranto, e allora dovete esserci, dovete entrare nell'essere, non nell'apparire, non dovete fare la vetrina, non abbiamo bisogno di vetrine.